Il coraggio della santità ci viene anche e soprattutto, oltre che dal dialogo, dall'esempio dei nostri fratelli di fede e delle nostre sorelle che vivono con noi appunto il cammino di santità, la conoscenza e la testimonianza del Vangelo, ci viene anche da un'altra grande realtà. E questo è ricorrente nella vita dei santi, nella geografia che è la storia delle figure di santità, cioè la comunione dei santi. Noi sappiamo che siamo viventi qui sulla terra, ma anche chi ci precede è vivente nel cielo. E tra terra e il cielo non ci sono muri, ma direi ci sono ponti. Noi possiamo pregare con i santi, e quando si parla di santi non si intendono quelli canonizzati soltanto, ma soprattutto quelli che noi mai ci immagineremmo di trovarli in paradiso, perché la Chiesa ci fa festeggiare la solennità di ogni santi, proprio perché ci dice che la santità dei cristiani va oltre il canone romano, cioè il canone in cui si scrivono l'albo dei santi della Chiesa Cattolica. E questa comunione dei santi tra vivi e quelli che ci hanno preceduti è una comunione che ci dà forza, che ci dà coraggio e che ci porta anche a considerare non solo gli effetti del male che uno fa, ma anche gli effetti del bene. Nella comunione della Chiesa noi sappiamo che se io pecco, io ferisco non solo me stesso, ma ferisco tutti i fratelli e tutte le sorelle, cioè la comunità. Ma non dobbiamo dimenticare che nella stessa logica della comunione dei santi, quando io faccio il bene fa bene a tutti, porta frutti per tutti. E quindi pregare, richiedere il coraggio ai nostri cari defunti, a chi già ci ha preceduto, a chi è in paradiso, a chi è in purgatorio, bene, questo ci aiuta a vivere il Vangelo, a vivere il nostro cammino di purificazione e il nostro cammino di santità. Noi sappiamo che, e l'abbiamo visto soprattutto durante il mese di novembre, che Padre Pio aveva uno speciale rapporto con le anime del purgatorio. Questo rapporto con queste anime del purgatorio era certamente fondato sulla richiesta di preghiere e di suffragi che le anime del purgatorio facevano a Padre Pio, ma era fondato anche sulle preghiere che Padre Pio e sul sostegno si attendeva dalle anime del purgatorio. C'è una famosa novena scritta da Sant'Alfonso Maria dei Liguori che verso la fine, nella preghiera finale, si conclude così: o anime e benedette, noi preghiamo per voi e voi pregate per noi. Ecco qui questa comunione dei santi del cielo con noi che siamo sulla terra, questa preghiera, questo sostegno, questa forza che i santi, la comunione dei santi ci dà nell'avere il coraggio di essere coerenti e testimoni del Vangelo. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.